Direi che presentare il secondo relatore come si fa a trovare le parole per presentarti? Per presentare la dottoressa Monica Greco, direi che è il fulcro indispensabile per questi pazienti, ma è anche soprattutto una professionista, una donna che è veramente rara in questo mondo. E quindi voglio veramente ringraziarti, Monica, per quello che fai, per tutto quello che fai nella tua vita, ma soprattutto come dottoressa per i tuoi pazienti, perché è veramente importante poter dare speranza come lo fai tu. Quindi grazie di cuore. Dottoressa Monica Greco, fisiatra. Eccoci qua. Allora. Grazie. Interrompo. Sono emozionata perché questa è un po' la mia realtà, questa regione. Arriviamo da un tour di convegni e relazioni in giro per l'Italia e qui mi sento particolarmente a casa, vedo tante facce conosciute con le quali abbiamo collaborato meravigliosamente, collaboriamo sempre, tante persone che studiano con me, che mi aiutano nella crescita professionale, dalle quali ho imparato tanto ogni singolo momento che abbiamo trascorso insieme, quindi grazie per essere qua. Torino, questa? Sì, quella. Eccoci. Vi racconto un po' la mia realtà, per chi non mi conoscesse, io sono medico-chirurgo geriatra come prima specializzazione e ringrazio tanto questa mia specializzazione perché mi ha permesso di studiare a fondo le problematiche neurodegenerative. Poi la vita mi ha portato a specializzarmi anche in fisiatria, quindi medicina fisica e della riabilitazione, e non finirò mai di ringraziare quel giorno in cui feci questa scelta, perché questo tipo di specialità mi ha permesso di specializzarmi ulteriormente nelle problematiche, nelle difficoltà del neurosviluppo. E quindi paradossalmente io, geriatra, oggi passo le mie giornate coi bambini e quindi mi occupo di bimbi. Ed è bellissimo perché comunque per arrivare a una longevità la cosa più bella e fantastica è partire da là. E poi aiutare i bimbi a riprendere in mano il proprio processo di neurosviluppo è un'esperienza che non ha eguali. E questo ve lo porto oggi come esperienza per passarvi dei concetti importanti che sono maturati in me nel corso degli anni. Una volta io non pensavo che il mitocondrio fosse al centro di tutto, quasi non se ne parlava, e invece oggi la visione del gruppo di lavoro che porto avanti in Piemonte e in Sicilia e mitocondriocentrica, tanto che abbiamo coniato, ideato e realizzato un termine, un acronimo che si chiama AMA, guarda caso, A.M.A., che è l'approccio mitocondriale antinfiammatorio. Ed è questo quello che pone le basi per un aiuto in profondità nella cellula. E ottimizzando la produzione energetica, ed è lì che possiamo veramente cambiare le cose. Guardate questa ragazza con la pancia che ci fa capire che aspetta un bimbo. Ecco, io tutte le volte che si siede davanti a me una famiglia e mi racconta quel momento in cui il proprio bimbo ha avuto una diagnosi del suo problema del neurosviluppo, in qualche modo faccio un pochino di difficoltà a ingoiare e lasciare andare quel momento dove quella mamma sta affidando a me un momento della sua vita così delicato. Sono mamma di un ragazzo che adesso ha 19 anni, che è dislessico, disgrafico, discalculico, non ha la sindrome dello spettro autistico, ma abbiamo avuto una
momento, io e Paolo, dove ci dissero, ci convocarono a scuola e ci dissero: guardi, noi con vostro figlio non sappiamo proprio che cosa fare, non abbiamo soluzioni. Non sapeva fare uno più uno, se era, era agosto, gli chiedevamo che mese era e ci diceva che era dicembre. Non aveva il tempo, non aveva lo spazio, non aveva la sinistra, non aveva la destra. E io e Paolo eravamo, lui adesso ha 19 anni, quindi non mi occupavo ancora di questi aspetti. Eravamo ignari del fatto che potesse accadere, no? Una situazione di inceppo nel fatto che porti il tuo bambino a scuola e tutto va regolarmente. E mi ricordo che abbiamo pianto in macchina, ci siamo guardati e abbiamo detto: però nostro figlio è così, non cambia niente, andiamo avanti, andiamo a casa, abbracciamolo e vediamo che cosa si può fare. Si può fare tanto, più di quanto noi immaginiamo, ma a volte non basta. Io con questo non voglio dire che c'è la pillola magica, il protocollo, come diceva Francesco, anch'io odio i protocolli, non ce n'è. Ogni bimbo è unico nella sua individualità. E questa mamma è una mamma che arrivò nel mio studio, ovviamente quando il bambino era già grandicello, e qui mi ha mandato queste foto di quando lo aspettava, con mille aspettative e mille sogni. E poi un bimbo che ha avuto le prime tappe del neurosviluppo normali, quindi la lallazione, la parolina, poi lo strisciamento, il gattonamento, la posizione ortostatica e quant'altro. Aspettate un attimo che... Perché non mi va avanti? Proviamo così. Sto schiacciando le freccette, però forse vado lì, sì. Si è inchiodato. Ah no, va. Va anche lì. Vedete, allora lui aveva iniziato le sue tappe del neurosviluppo e la mamma oggi mi dice: guardi dottoressa, io sono cresciuta con lei e vi dico questo, il giorno in cui venne nel mio studio era ignara del fatto che si potesse partire da tanti aspetti del microbiota, dell'energia, delle proprie parole, del proprio intento, delle agiopatie, dello stress ossidativo, di tanti aspetti. Pensate quante cose possono cambiare la vita di un bambino e anche di una casa. E la prima cosa da cui siamo partite è non etichettare il bambino. Molte volte queste diagnosi ingabbiano da un punto di vista emozionale, di consapevolezza e di possibilità il bambino stesso. Noi medici, noi terapeuti, siamo portati a dover avere una diagnosi. La diagnosi ci permette di parlare la stessa lingua, di comprenderci in termini di gravità, di intensità del problema, ma quando abbiamo di fronte il nostro figliuolo, cerchiamo di non ingabbiarlo in continuazione in quella che è la diagnosi. Io parlo generalmente, quando si parla di autismo ad esempio, di una situazione, di una condizione psico-neurobiologica che rende il bambino unico nella sua individualità. Ha delle difficoltà, dobbiamo prenderne atto e cercare di portarlo a riprendere la possibilità di evolvere nel suo modo e nei suoi tempi biologici. Ecco perché il percorso è unico, non c'è una strada sicura e veloce per tutti, è individuale e io lo chiamo di terreno, perché nella parola terreno c'è una serie di fattori che adesso vi spiego
che nella pratica clinica poi fa la differenza, perché il bambino inizia in maniera inconfutabile, succede praticamente sempre, a esonerare, liberare quell'accumulo di tossine che in qualche modo aveva nel proprio organismo, e dandoti dei segnali che sono fisici, emotivi e a volte anche ematochimici, che ti portano a monitorizzare questa evoluzione nel tempo fino a quando poi c'è lo sblocco emozionale, cognitivo e comportamentale. Non sempre, delle volte non va bene come dovrebbe, ma sono certa che è da parte nostra che manca qualcosa. Magari non stiamo arrivando a cogliere il nocciolo della questione, oppure dall'altro lato non si riesce a fare proprio tutto, oppure ci sfugge ancora qualcosa. Ecco, è importante che voi sappiate che non è sempre così. E infatti qui vedete che qua ci sono tutti i suoi amichetti, Fabio è questo qui vicino alla torta, quella vicina a lui sulla sinistra è sua sorella, e gli altri, ognuno di loro ha una diagnosi, un'etichetta, ma io dico sempre, andiamo oltre e cerchiamo di vedere quanto di bello ci può essere in quella vita che diventa meravigliosa anche in quelle sfaccettature, ma non sono parole che sottostimano il problema. E oggi dobbiamo prendere atto, epidemiologicamente parlando, dell'incremento importante epidemiologico di queste situazioni cliniche. È un'urgenza sociale, è un'urgenza umana e medica. La DHD, l'iperattività, la catesia, quella situazione dove i bambini non riescono a tenere le gambe ferme. Mio figlio, dove si sedeva, distruggeva tutto. Se c'era una matita, dopo 2 secondi era rotta, se c'era una gomma era fatta in 1000 pezzi, se c'era un foglio era fatto in 1000 pezzi. E dietro a questo c'è un input metabolico che parte spesso dall'intestino e va al cervello. Se noi capiamo che c'è un aspetto organico, riusciamo ad aiutare in maniera importante e tangibile questi bambini. Anche situazioni, come vi ho detto prima, dislessia, disgrafia, discalculia, DIS, pensiamo a questo importante suffisso che ci fa capire che c'è una situazione distorta dalla normalità che dobbiamo in qualche modo portare nella carreggiata giusta. Disturbo dello spettro autistico, PANS, PANDAS. Guardate, non è vero che non avete idea, io credo che ognuno di voi ha idea del fatto di quante volte ci sono famiglie che hanno spesso figli adolescenti che dall'oggi al domani, in un modo non graduale ma repentino, cambiano di carattere, diventano violenti, aggressivi, fissati, con delle fissazioni, ossessioni, rituali che prima non avevano e che ingabbiano il bimbo, ragazzo, adolescente, adulto e la famiglia in situazioni dalle quali non riesce a uscire. Perché? PANDAS, quando c'è una problematica streptococcica, da streptococco, che viene a creare un'infezione che poi si cronicizza e determina neuroinfiammazione. PANS, quando non è implicato lo streptococco, ma altri microorganismi come virus, come il citomegalovirus, l'Epstein-Barr virus, l'herpes zoster virus, l'herpes simplex virus. Allora dobbiamo anche considerare questa realtà, perché è frequente, difficile da trattare, spesso mette questi ragazzini nella condizione di dover fare antibiotico-terapia per lunghissimi periodi della loro vita, con sapete che l'antibiotico-terapia non è selettiva nei confronti del batterio patogeno, quindi va a creare più problemi poi sul microbiota. E poi gli Asperger che sono spesso dei geni, geniali, ma se li aiutiamo riescono a vivere in modo adeguato, loro e la loro famiglia, questa loro condizione bellissima peraltro. E l'epilessia. L'epilessia è un fattore spesso contestuale del bambino con sindrome dello spettro autistico, molte volte c'è la contestualità delle due situazioni cliniche, ma anche lì, agendo nell'intestino, a livello intestinale, è possibile, non sicuro, ma possibile, avere degli importanti apprezzabili miglioramenti.
vedete come epidemiologicamente dobbiamo prendere atto di quanto sia importante questa realtà. Nelle scuole una volta era molto rara, adesso è quasi la normalità, e sapere che ci sono problemi proprio anche nelle cose normali della vita quotidiana, come può essere leggere, scrivere, relazionarsi. Io mi ricordo i primi tempi in cui decisi di occuparmi di autismo. Vidi arrivare da me, cosa che vedo spesso, la mamma da sola. Capita che queste mamme arrivino da sole senza il papà insieme, altre volte arriva il papà da solo, altre volte arrivano papà e mamma che non sono d'accordo fra loro nel processo di cura, quindi se ne dicono di tutti i colori mentre c'è la visita, e altre volte papà e mamma unitissimi nel processo di cura. La prima volta che arrivò da me una donna da metà Italia, la vidi arrivare io a Rivalta, a uno studio dove ho un terrazzino, mi sono messa al terrazzo a aspettarla perché era un po' in ritardo, e la vedo arrivare con un ragazzo già grande. Lei guidava da sola in auto con lui che aveva mille stereotipie, dove faceva su e giù col tronco, cercava le matite perché aveva una ossessione di trovare le matite, e lei, me la sono immaginata, io che sono imbranata, monocula, non vedo bene, non guido, se non mi porta Paolo dappertutto, ho pensato a questa donna, al suo coraggio, al fatto che ha preso la macchina da un sacco lontano da me, con lui che in macchina chissà come si sarà comportato, e arrivava a portarmi il suo bene più prezioso. E io dovevo trovare delle soluzioni. Questi bambini, quando hanno la sindrome dello spettro autistico, la prima cosa che notano i genitori nel processo di neurosviluppo generalmente è una regressione, nel senso che prima aveva acquisito determinate situazioni del suo neurosviluppo, quindi la parola, lo sguardo, l'attenzione verso il mondo esterno, e poi improvvisamente intorno all'anno e mezzo, due, iniziano a regredire e a perdere. Cosa? Il contatto con lo sguardo da parte del bambino verso l'interlocutore, a volte vengono sottoposti a visite audiometriche per vedere se magari non sentono bene, e poi fanno dei giochi non funzionali, quindi mettono tutto in ordine oppure soltanto ruotano gli oggetti, cose di questo genere, e poi alcuni che parlavano perdono la verbalità. Quando perdono la verbalità, per noi terapeuti che poi li abbiamo in cura, diventa molto più complesso, e in questo io da quando ho less drive nella mia vita, ora io veramente non riesco più a farne a meno di questo strumento meraviglioso, perché loro non sono in grado di dirci se hanno mal di testa, se hanno mal di pancia, cosa c'è che non va e che crea questo tipo di agitazione, di stereotipie, di fissazioni, di ossessioni. Con il test test drive, che per un sacco di tempo io ho ignorato perché mi sono detta no, non voglio un'altra cosa, e poi se i bambini collegano il fatto che arrivano da me, gli tiro il bulbo perché gli devo tirare 3-4 capelli dalla zona nucale con una pinzetta, poi magari si ricordano che gli ho fatto questo, loro non dimenticano, mi facevo mille problematiche, e passavano gli anni. Poi ho detto, ma Bartolo, che io, lui è uno dei miei maestri, il dottor Allegrini, dico, caspita, devo vedere io sto strumento, voglio valutarlo. E ho fatto questo atto di coraggio. I bambini non fanno una piega, proprio niente, fanno un po' così, Paolo gli dice che è passata una zanzara, finito. Ad alcuni invece va detto, perché alcuni di loro hanno bisogno proprio di sapere tutto prima, perché tu devi anche capire il bambino che hai di fronte. Altri, se lo sanno prima, guai, non li becchi più. Quindi alcuni passa la zanzara, e fai così, un bacetto sulla testa, non pensano più a niente. Altri li devi avvisare, preparare, far vedere che poi cosa gli verrà fatto. Ma non riesco più a farne a meno, perché mi dà la bussola epigenetica del bando della matassa. Io so finalmente da dove partire. E prima
Sì, certo, lavoravo sulle mie competenze di medico, ma magari partivo dall'intestino quasi sempre, ma magari quel bambino aveva bisogno di drenare meglio i metalli o le sostanze chimiche, gli idrocarburi, o di avere un implemento di vitamina B5 che certo non vado a dosare a livello ematico perché non è tra gli esami che facciamo di routine. Ed ecco che quello ha fatto la differenza. Quando c'è anche una sindrome epilettica associata, le cose si fanno più complesse, perché i bambini spesso sono anche in terapia farmacologica e quindi noi dobbiamo sapere come sono i loro organi emuntori, che tipo di quanto hanno accumulato le sostanze chimiche del farmaco, e se noi sappiamo che c'è stato questo accumulo a livello di matrice, a livello emuntoriale, e li aiutiamo con un buon drenaggio, il bambino alla prossima visita, l'S drive viene ripetuto generalmente dopo 3 mesi, ma 3 mesi è il minimo, se sono poi 5 o 6 non importa, va benissimo, dopo vedi che è cambiato da così a così. Questo è il giorno in cui è arrivato da me, l'ho messo per terra per rendermi conto di cosa potessi tirar fuori dalla sua interazione con l'ambiente. Era attento, non era attento. Vedete, lui, Fabio, aveva una situazione tale per cui vomitava tutto il giorno per 12-13 ore in continuazione da disidratarsi. Quindi la mamma faceva su e giù dal pronto soccorso, non le venivano date delle risposte perché risposte non c'erano, non è che i medici, non è un giudizio nei confronti dei medici, cosa fai se non idratarlo, dargli dei procinetici, dargli degli antiemetici, non puoi fare altro a livello chimico, a livello farmacologico, a livello sintomatico. Era stitico, guarda un po' che combinazione, certo che vomitava. Il suo sistema gastroenterico non riusciva a liberare bene le tossine che aveva in corpo, non avendo un'evacuazione regolare, è come se a livello intestinale si creasse un ingorgo, un aumento tossinico, che poi a causa della permeabilità intestinale le tossine vanno sino, attraverso anche il nervo vago, sino al sistema nervoso centrale, creando delle problematiche anche di stimolo del riflesso emetico. Quindi il bambino poi vomitava in continuazione per forza. O bambini, non è il suo caso, ma altri, che addirittura hanno nel vomito l'odore fecale. Perché, i genitori te lo descrivono, perché ovviamente questo crea delle problematiche non indifferenti. Quindi la prima cosa che occorreva fare era regolarizzare l'alvo. E quello che però è importante è che successe a questa mamma seduta davanti a me che mi ascoltava, e mi ricordo che io parlavo e lei diceva: ecco, finalmente, io l'ho sempre saputo che arrivava dall'intestino in qualche modo, cercavo di portare questo tipo di consapevolezza, ma non avevo riscontri, non riuscivo a farmene una ragione, e però era chiaro per me come mamma. E quindi dobbiamo capovolgere il paradigma. Capovolgere la modalità con cui vediamo proprio i sintomi e non vedere i sintomi come dei nemici, ma come degli alleati che ci permettono di aprire gli occhi nei confronti di una problematica senza la quale noi non sapremmo da dove partire. Il sintomo è l'espressione esterna di un problema interno e non è la cosa da curare. Noi non dobbiamo curare la stipsi o il vomito, dobbiamo curare la causa interna, che è in quello che chiamiamo terreno, che è fatto dei pezzi di un puzzle, dove ci mettiamo le emozioni, perché un bambino può anche trattenere le feci per conflitti emotivi che vive o ha vissuto. Costituzione, perché un bimbo può essere cicciottello, torchiatello, con una bella muscolatura, l'angolo del braccio un po' aperto in su, avere quindi una predisposizione a tutto ciò che è iper, saturarsi facilmente, soprattutto a livello di matrice. Oppure può essere magro come un chiodo, con l'angolo del braccio tutto aperto in giù, snodato, lui è un ectoblastico longilineo, che è più predisposto alle infezioni, a tutto ciò che termina con la desinenza ite, tonsillite, faringite, otite, bronchite, cistite.
E queste consapevolezze nella coscienza, nella presa in considerazione da parte del medico, ti fa capire già quando entra nella stanza, e nel caso di Fabio lo metti sul pavimento e lo osservi, quelle che possono essere poi le predisposizioni morbose alle quali tu medico sei pronto per poter intervenire in maniera adeguata man mano che fai sintomi. E devi mettere in conto e avvisare il genitore, io vedo che anche qua in sala c'è qualche genitore che io aiuto, mettere in conto che ci può essere una liberazione sulla pelle. E grazie al cielo, se tu avvisi che questo può avvenire e che addirittura è la cartina di tornasole che ti sta dicendo che stai andando nella direzione giusta, perché ricordatevi che la pelle salva la pelle. Quando noi iniziamo a far scaricare l'intestino, perché miglioriamo la peristalsi, si libera un po' di tossine. La legge di Ehring afferma che la guarigione, quando va bene, avviene dalla mente al corpo, dal centro alla periferia, dall'interno all'esterno e dall'alto al basso. Quindi, io ho un bambino agitato, arrabbiato, eterolesionista o autolesionista, che non mangia, che vomita tutto il giorno, è mentale, no? Hai un problema che si manifesta nella parte mentale, emozionale. Se stai andando bene, che grazie all'S-Drive capisci che c'è un problema, adesso vi faccio vedere che problema c'era in Fabio, che clinicamente avevo capito, ma ne ho avuto la conferma, e ho avuto la conferma che dovevo partire da là. E tu inizi a fare delle manovre terapeutiche, drenaggio, cura del microbiota, alimentazione disinfiammante, mitocondriale antinfiammatoria, quindi non glutine, no caseina, no zuccheri, no soia con perturbatore endocrino, no solanace, no mais che è quasi tutto GM e pieno di nickel. Tu un'alimentazione con poca istamina, ma ricordatevi che l'istamina non è dall'alimentazione soltanto, ma in particolare dal microbiota, dalla network neurotrasmettitoriale. Fai questo e il bambino gli viene una dermatite devastante, ma si calma. Gli dai il cortisone? Non stiamo parlando di una situazione di vita dove se tu devi dare il cortisone o l'antistaminico lo devi dare. Ricordiamoci che siamo medici e se dobbiamo dare un farmaco si dà. Ma se in un bimbo così, che ti libera sulla pelle con una dermatite, un herpes se ha dei virus cronicizzati, un'afta in bocca, una mucosite, tu dai il cortisone o dai l'antistaminico, tu ributti dentro il problema, autoboicotti quel meccanismo di esonerazione che il bambino finalmente ti faceva. Si stava liberando di tossine. Se tu avvisi la mamma è consapevole, addirittura quando ti scrive il messaggio ti dice: dottoressa, per fortuna sta liberando sulla pelle, adesso ha una dermatite, cosa devo fare? Se tu non l'hai avvisata ti dice: oh mio Dio, dottoressa, mi aiuti, cosa devo fare? Lo porto dal dermatologo. Questo è importante, la mamma e il papà sono parte integrante del team, credo la parte più importante. Quindi, legge di Ehring, riconoscimento di quello che è il terreno, aspetti costituzionali della persona, che è quello che vi ho detto prima, e tu metti insieme il puzzle. Le emozioni oggi io le metto al primo posto, del bimbo e della famiglia. Non prendi in carico il bambino, punto. No, non funziona. L'ho fatto, non funziona. Se non parti dalla mamma e dal papà, non ha i risultati che avrebbe quando ti prendi cura anche di loro. L'energia della parola che si mette nella casa, l'intento di ciò che si fa, il fatto che papà e mamma vadano nella stessa direzione, il fatto che una famiglia dopo i primi momenti, mesi, anni di disperazione, che è fisiologico dopo una diagnosi, si cambino prospettiva e si rimbocchino le maniche pensando: ok, adesso però partiamo e faccio quello che devo fare per mio figlio e che possa portarlo al suo bene supremo, cambia l'outcome del bambino. Quindi insegnare la parola, l'angolo del braccio, la costituzione, perché
Lì possiamo fare la differenza e scegliere noi la via, grazie all'epigenetica, che non è statica, è dinamica, la possiamo scegliere ogni singolo giorno, è reversibile. Questo deve dare speranza. Il genoma, la parte genica, noi come se avessimo una grande biblioteca con tanti libri, ma non è detto che quei libri che abbiamo ereditato e che c'è scritto che siamo predisposti a una determinata cosa, li dobbiamo leggere tutti. Dipende, come se avere dei segnalibri e della tua epigenetica che sceglie quali libri leggere. E il film della vita è fondamentale, quindi non è che tu è arrivata, mi ha detto che era astitico, che vomitava 20 ore al giorno, e io allora gli do un antiemetico naturale, visto che non vogliamo dare la cosa soppressiva. No, non è così. Io devo capire la sua vita. È nato da parto spontaneo o cesareo? È stato messo sul petto della mamma? Ha fatto l'allattamento al seno? Ha preso farmaci? Ha messo l'antibiotico negli occhietti per la congiuntivite appena nato? Ha fatto antibiotici recidivanti in modo recidivante per delle infezioni recidivanti, oppure era allergico? Perché cambia molto. L'allergia è una patologia in iper, la tonsillite è una patologia infettiva infiammatoria, e quindi questo è il film della vita. Di nuovo vengo lì, vai avanti tu. Ecco che non dobbiamo sopprimere, andiamo avanti, ecco, solo l'S drive mi dà un'idea di quando il bambino è in iperaccumulo di elettromagnetismo, oppure di correnti elettriche a bassa frequenza della casa. È importante, perché non è per tutti, non è che tutti, siamo tutti immersi in questo tipo di situazione, ma non tutti abbiamo questo accumulo. La plasticità neuronale è uno degli aspetti fondamentali su cui siamo chiamati ad agire, ed è bello perché non c'è età. Io sto seguendo un ragazzo di 33 anni con autismo che è arrivato da me pochissimo verbale, non si comprendeva il suo linguaggio minimamente, e oggi va da solo a farsi il biglietto per andare in un posto, sta benissimo da un punto di vista della sua comunicazione. Quando viene addirittura andiamo con lui a mangiare la crepe, perché lui ormai la sua socializzazione è totalmente ripresa. Quindi non è mai troppo tardi. La plasticità neuronale, quando io ho fatto la fisiatra, si diceva che il recupero dopo un ictus, dopo un problema neurologico, si ha entro 6 mesi, dopodiché quello che potevi fare hai fatto. No, non è così oggi. La scienza ci insegna che puoi recuperare sempre. L'importante è neuromodulare e ottimizzare le afferenze sensoriali che devono arrivare alla nostra percezione in modo nitido, non nella confusione, e in modo che il nostro sistema nervoso centrale le processi in maniera adeguata. Ecco che occorre insegnare a portare i bambini in mezzo alla natura, sentire la brezza dell'aria che ti sfiora la pelle, abbracciare gli animali, abbracciare le persone. È importante la carezza, il tocco, ma selettivo, non nella confusione. È fondamentale però, se vi ho detto l'approccio mitocondriale antinfiammatorio, non dobbiamo dimenticare l'ossigenazione, perché senza quella il mitocondrio fa fatica. Ecco che ossigenare la cellula è fondamentale. Nei bimbi con sindrome dello spettro autistico, il cell food io lo do a dosaggio minimo, ci vado piano piano. E l'ossigenazione basta poco affinché avvenga. E dobbiamo lavorare sull'infiammazione. La bisfatina, perché l'ossigeno è così importante? Perché lei è una molecola di segnale infiammatoria che viene increta nel momento in cui è presente questo tipo di stimolo di ipossemia. E quindi lei poi è una sorella amica della resistina, e quindi si crea infiammazione e insulinoresistenza, perché si danno una mano a vicenda. Quindi lavoriamo molto sull'ossigenazione dei bambini. E qual è uno degli stimoli che porta alla liberazione di queste molecole di segnale un po' cattivelle, un po' birbantelle, come la resistina e la bisfatina? Gli zuccheri.
i carboidrati raffinati, dobbiamo lavorare sull'infiammazione e ricordarci sempre dei mitocondri. I mitocondri sono alla base di tutto, sono la vita. Noi abbiamo l'età dei nostri mitocondri, noi ereditiamo la parte mitocondriale, il DNA mitocondriale dalla mamma. La mamma fa mille doni al bambino, il suo microbiota, i suoi mitocondri. E il dialogo tra mitocondri e microbiota è fondamentale, oggi si dovrebbe parlare un pochino di più di questo. Anche l'origine ancestrale mitocondriale batterica rende ragione di questo fatto che loro parlano la stessa lingua e se stanno bene i mitocondri sta meglio il microbiota e viceversa. E quindi pensare a degli stangioprotettori come l'ossigeno, ma anche quindi il cell food ad esempio, oppure e anche la carnitina. Ho avuto diversi casi, li ho portati ai pregressi convegni e io come carnitina gli dico sempre alla mamma: guardi, non vada a vedere che quella si dà per dimagrire, perché c'è un prodotto, c'è il Food Switch Diet, che ha una delle migliori e più biodisponibili carnitine che esistano. Io gli ho dato quello, ho detto: non è che glielo do perché voglio che il bimbo dimagrisca, ma perché quella carnitina serve come stangioprotettore. E quindi lavorare molto, perché questa è la moneta di scambio energetica di produzione dell'adenosin trifosfato a livello della cellula, l'asse intestino-cervello, il nervo vago, il microbiota, quindi non dimentichiamoci mai di questo, e l'alimentazione. Molto importante gli acidi grassi a catena corta, l'acido butirrico, ripristinare le eubiosi, la sovraccrescita di patogeni. Vi ricordate quello che ha detto Francesco poc'anzi, la candida in particolare? Questi bimbi spesso hanno sovraccrescita di candida e ridono senza motivo quando hanno questo tipo di sovraccrescita. Quando hanno i clostridi girano molto gli oggetti, prendono gli oggetti e li girano su se stessi. L'escherichia coli invece porta a produzione di lipopolisaccaride e gli fa fare la pipì addosso senza motivo. L'istamina gli fa essere schizzati, staminoso dal greco schizzato. Sono iperattivi, non dormono. Quindi ricordiamoci sempre di stimolare il nostro asse ipotalamico con la periferia, quindi ipotalamo, leptina. La leptina è la molecola di segnale che va a dire all'ipotalamo come abbiamo mangiato, se abbiamo fatto una colazione ricca e se ci siamo mossi. Vi faccio vedere, le mamme diventano loro le protagoniste, vedete, queste sono tutte mamme che cucinano per i loro figliuoli. E lui dice, la REA, che è una terapia neuroriabilitativa che faccio dove va a neuromodulare le aree della neuroplasticità del cervello, lei dice: è migliorato, mette meglio i chiodini. Qui vi faccio vedere che è bellissimo poter andare con lui ovunque, una cosa che lei non viveva. È decisamente più tranquillo, sono due sere che andiamo a prenderci l'aperitivo vicino al mare. Vedete qua lui che è gioioso, per farvi vedere come sta dopo una giornata di pulizia, che vuol dire che aveva evacuato. E questo era il suo S-Drive, qua non si vede bene, mi spiace, vi chiedo scusa. Comunque al primo posto c'era l'intestino, appena l'abbiamo preso in cura, ed era pieno di muffe, spore, post-virus e funghi. Ma lui aveva anche i parassiti. Ma non si vedevano ancora, perché come i veli di una cipolla. I parassiti, la diagnosi di parassitosi era clinica, perché aveva le occhiaie, le ciglia intrecciate, la pancia gonfia, e io lo sapevo che li aveva, e gli avvisai la mamma, e gli dissi: la priorità, senza l'S Drive non l'avrei saputo, avrei trattato subito la parassitosi, invece dovevo trattare le muffe e le spore. Noi lo facciamo anche in un bimbo delicato come Fabio con l'aromaterapia del terreno, che passa la lamina cribrosa e va direttamente nelle aree cerebrali di controllo, con Gloria Damaschi, che è colei che porta avanti l'aromaterapia del terreno. E in questo modo lui, in modo dolce, è stato accompagnato all'eliminazione e ha eliminato nella cacca sostanze equivalenti, muco, e dopo è stato meglio. Infatti vi faccio vedere, poi dopo sono venuti fuori i parassiti perché li aveva, adesso stiamo lavorando su quello. E vi faccio vedere, questo era l'accumulo di metalli, il valore 85 era sceso a
39, quindi che vuol dire il valore della necessità di supporto del suo sistema immunitario. E così concludo dicendovi questo. Non voglio dirlo troppo forte, ma sembra un altro ragazzo. Ho addirittura l'impressione che tenga le gambe e i piedi più dritti e di nuovo sorridente, e sono ormai 10 giorni che va di corpo quasi tutti i giorni. Quindi questa mamma poi ha capovolto la sua vita. Molte volte succede. Ora lei aiuta gli altri, quindi ha fatto una scuola, adesso si occupa lei di aiutare gli altri perché è diventata naturopata, e quindi quello che voglio trasmettere come messaggio è il fatto di recepire le prove che la vita ci impone nel nostro cammino come delle grandi lezioni di vita che ci permettono di crescere e di evolvere e di portare sicuramente i nostri bambini a riprendere in mano la loro vita nella loro meravigliosa individualità. Grazie.